Siamo in Piazza Pitti, da qui ogni giorno passano tantissime auto e furgoni, ma dal 21 giugno tutto potrebbe cambiare. Il sindaco Renzi infatti ha annunciato di voler pedonalizzare la piazza e via Tornabuoni. Per molti è un sogno, per altri è un incubo. Cosa ne pensa della pedonalizzazione di Piazza Pitti? Yes! Si dorme, finalmente si dorme in questa piazza. Io abito, lavoro e non si dorme più. Perciò yes, credo che sia una grande cosa. Non vedo come possa essere realizzata la pedonalizzazione. Bus no, è rimasto solo C3D, sparisce. Corrieri non possono fare le consegne. Tutte le attività di zona non so come faranno andare avanti. Chi lo organizza? Qualcuno organizzerà. Sono molto favorevole. Come mai? Perché ci abito e meno macchine ci sono, più contenta sono. No, io sono favorevole, stia tranquillo, per il lavoro che faccio sono favorevole alla chiusura, però non credo ce la faccio, però sta al sindaco. Come cittadino sono contento e reputo che anche da un punto di vista commerciale non dovrebbero esserci molti problemi. Perfetto, per noi turisti senza macchine sarà una cosa incredibile, anche in Piazza del Duomo ora è una cosa meravigliosa. Mi sembra sia difficile che impediscano l'attraversamento di Piazza Pitti. Poi c'è il problema dei residenti, come si può portare a buon fine. Mi sembra difficile, comunque meno traffico che c'è più contenti siamo. Non solo Piazza Pitti, sembrerebbe anche via Tornabuoni. Sì. Diciamo che questa qui, come via Tornabuoni, a me parlo per noi mezzi pubblici, è una direttrice importante. Non si riesce a capire, tagliando Piazza Pitti via Tornabuoni, praticamente tutta la zona di Oltrarno viene completamente tagliata fuori dalle macchine, perché o si entra nel piazzale o si entra a Veserraggi e basta. Stiamo a vedere, il Duomo, la chiusura di Piazza Duomo ha portato diversi problemi logistici, specialmente alle persone anziane. Favorevole o contrario alla pedonalizzazione di via Tornabuoni? Completa pedonalizzazione è impossibile, perché ci passano quattro linee di autobus, è impossibile chiuderla totalmente. Poi noi negozianti adesso siamo penalizzati per questa cosa dei corrieri, che noi apriamo alle 10 e i corrieri entro le 9 devono andare via, quindi i negozi che non hanno magazziniere dovrebbero essere qui alle 7:30 la mattina, con le aziende non ti pagano chiaramente gli straordinari. Cioè, non so, per me è chiacchiera, poi non so, bisogna vedere, alla fine si ritrova una città contro. Favorevole o contrario alla pedonalizzazione di via Tornabuoni? Contrario a Renzi, io sono favorevole. Non lo so, non le so dire, perché via Tornabuoni è una strada sinceramente troppo bella per essere transitata dalle macchine. Quindi... Però lei oggi è qui con la macchina? Ma questa è una situazione momentanea, via Tornabuoni di solito è bella che sia senza macchine, perché ci sono troppi bei negozi anche. Ma io sarei più contrario, anche perché per quanto mi riguarda devo venire a lavorare. Spero che chi di dovere gestisca al meglio la cosa, perché sennò ci tagliano le gambe veramente a tutti. Una strada bella come questa, lei la vorrebbe pedonalizzata, chiusa alle macchine, o le va bene così com'è? Ma secondo me sarebbe meglio se potessimo chiudere la via solo per noi, non per le macchine. In una città così bella come Firenze, non pensate così voi? Pedonalizzazione, favorevole, grazie. E anche sulla chiusura al traffico di via Tornabuoni i pareri sono del tutto discordanti, non ci resta altro che aspettare il 21 giugno.